Pesticidi nel torrente Arda. L'allarme arriva dal report regionale di Legambiente. Anche nella nostra provincia trovate sostanze pericolose. L'inquinamento dell'aria concede una piccola tregua in attesa della pioggia prevista per il fine settimana. Pochi soldi per la potatura degli alberi, monito dell'assessore di Piacenza Paolo Mancioppi. Un intervento completo costerebbe 400.000 euro all'anno, non possiamo permettercelo. Via Roma, pattuglie, subito telecamere. Nel 2018 l'assessore Zandonella risponde così alle richieste dei residenti esasperati dai continui problemi di sicurezza che vivono nel quartiere cittadino. Da lunedì i vaccini anti-influenza, partirà anche a Piacenza la campagna di prevenzione che per chi ha 65 anni riguarderà anche lo pneumococco. Il Super Derby finisce in parità 1-1 nel turno infrasettimanale di Serie D. Il Fiorenzuola capolista ha raggiunto al 93esimo una ottima Vigor Carpaneto, partita giocata di fronte a quasi 700 spettatori.